Nella Calabria contadina il tempo per gli svaghi era sempre limitato, il contadino non aveva tutto questo tempo per andare a divertirsi o uscire o andare al ristorante. Parliamo degli anni 30, gli anni 40, allora non c'erano i bar, l'unico svago per il contadino era la cantina. Che cos'era la cantina? Era quel posto dove il contadino ci andava maggiormente quando c'erano brutte giornate, brutto tempo, pertanto non poteva fare il lavoro nei campi, ci si riuniva in queste sorte di bettole, chiamiamole così, dove cosa si faceva? Si giocava a carte maggiormente, si parlava, si socializzava, non c'era il Facebook, questo era il Facebook, il modo per parlare, prettamente frequentato da uomini, si giocava a carte e poi le carte allungavano i tempi, si cominciava a mangiare un po' di salame, un po' di formaggio, ma in alcune cantine c'era anche il retrobottega, una piccola cucina improvvisata, perché tipo nelle feste natalizie che si giocava fino a tarda notte, poi cosa succedeva? Veniva fame e c'è una ricetta prettamente calabrese, è amata soprattutto nel paese di Castrovillari, in provincia di Cosenza, una pasta che si chiama al fuoco di Bacco. Che bel nome! Fuoco perché? Lo immaginate? Beh, piccante. Bacco cosa richiama? Il vino, la cantina, la vita rurale. E oggi ve la voglio riproporre. Buona visione! Vediamo gli ingredienti e iniziamo dal protagonista, il vino. Io cuocerò circa 200 g di pasta e utilizzerò mezzo litro di vino rosso di qualità, possibilmente poco tannico. Poi abbiamo bisogno di un bel peperoncino fresco, oppure secco se non l'avete fresco. Io vado ad utilizzare aglio, anche questo aglio giovane, freschissimo, ha un sapore e un profumo totalmente diverso dall'aglio secco. Pertanto se avete e periodo utilizzatelo. Un buon olio extravergine di oliva, un bel mazzetto di prezzemolo appena raccolto, che poi andremo a tritare finemente, e la pasta. Adesso la pasta è importante che sia una pasta trafilata al bronzo, quindi poi ricca di amido. Questo servirà a dare la giusta cremosità al piatto. Queste sono le nostre tagliatelle, guardate come sono ruvide, trattengono benissimo i sughetti e rilasciano il giusto amido. Questo e tanti altri formati li trovate sul sito sfizzidicalabria.com o contattandomi tramite il WhatsApp in alto a sinistra. Iniziamo da una bella padella, mettiamo un bel fondo di olio extravergine di prima qualità e andiamo ad aggiungere mezzo aglio fresco tagliato abbastanza grossolanamente. Fuoco di Bacco sì, ma sarete sempre voi a decidere quanto deve essere infuocata. Io scelgo sempre la via del giusto, non mi piace strafare, ne metto metà peperoncino perché il diavolicchio diamante è abbastanza piccante. Importante adesso fiamma bassa perché non dobbiamo rovinare né l'olio e né far bruciare l'aglio. Questo è un aglio tenerissimo, quindi lo facciamo andare adesso a fuoco lento. Nel frattempo l'acqua in ebollizione la andiamo a salare, vedete, facciamo rosolare così dolcemente, e non appena l'aglio inizia a prendere un po' di colore, l'olio è bello caldo, andiamo ad aggiungere una piccola parte di vino, poi l'altro lo aggiungeremo in un secondo momento. Andiamo ad aggiungere un po', giusto ma neanche un mezzo bicchierino. Che profumo! Adesso giriamo un po' e lasciamo evaporare tutta la parte alcolica. Nel contempo l'acqua è in ebollizione, possiamo pertanto calare la pasta. Io solo per me ne metto 200 grammi. Voi regolatevi di conseguenza. In alternativa alle tagliatelle potete utilizzare anche degli spaghetti. È importante, insomma, che siano trafilati al bronzo, che sia una pasta di qualità. Certamente il risultato sarà differente. Vedete il vino come si è ridotto? A questo punto possiamo aggiungerne ancora, aggiungiamo il resto, leggermente meno di mezzo litro in tutto. Dopo un paio di minuti che la pasta inizia a piegarsi nella sua acqua di cottura, la possiamo togliere e aggiungere qui nel vino. Questo perché andremo a finirla di cuocere con la tecnica della risottatura. La lasceremo cuocere nella padella insieme al vino. Vedete, deve essere proprio abbastanza dura, il tempo che si è leggermente piegata e l'ho passata qui nel vino. Così facendo gli amidi della pasta non andranno a disperdersi nell'acqua di cottura,
ma resteranno qui nella padella, ottenendo alla fine una pasta molto più cremosa e gustosa. Ogni tanto la giriamo in questo modo, in modo da fargli scaricare l'amido, e per risottarla, man mano che la parte liquida inizia a ritirarsi, aggiungiamo un po' di acqua di cottura che abbiamo ancora nella pentola a parte. Ma giusto un goccio, non ne serve tanto, fino a cottura ultimata dovete fare in questo modo. Vedete? Alla fine guardate che cremosità che ha, sembra che c'è la panna, ma assolutamente si tratta soltanto di vino e un goccio di acqua. Adesso aggiungo appena appena un pizzichino di sale e ci siamo quasi. Vado ad assaggiare, vediamo com'è. Che sapore, ragazzi! Allora, altri 20-30 secondi e ci siamo. Giusto il tempo di fare una bella spadellata, l'ultima. Guardate qua, guardate che cremosità, ragazzi! Strepitosa e che profumo! Guardate, guardate il fondo, guardate che crema. Ora capisco perché non tornavano volentieri a casa i contadini. Si facevano queste belle mangiate e si scialavano, come si dice qua. Diamogli un tocco di freschezza con il prezzemolo tritato. Lo giriamo prima un po' così, in modo che vada dappertutto. A me piace tanto il prezzemolo fresco. Un altro po' che è rimasto lo metto sopra e basta, ci siamo, finito. Avete visto che semplicità? Avete visto che cosa ci ho messo? Assolutamente niente. Formaggio? Beh, io non lo preferisco in questa pasta. Voi provatelo, mettete se vi fa piacere un po' di parmigiano o misto parmigiano e pecorino. Io l'ho assaggiata e la preferisco senza. Guardate qui, è invitante o no? Direi proprio di sì. Mamma mia, ragazzi, che sapore! Anche questa volta perdonatemi, ma io la mangio dalla padella ben calda, è la mia padellina personale dove ci vanno giusti i miei 200 grammi di bontà. È difficile spiegarvi il gusto che ha questa pasta. Io la consiglio anche a chi magari non ama bere il vino, perché il risultato, il sapore finale, è un gusto strepitoso. Non so neanche come... Guardate, provate a farla e poi me lo direte. Vi conquisterà. Che ne dite di questa ricettina? Veloce, veloce, si fa nel tempo di cottura della pasta, pochi ingredienti, mi raccomando però, vino buono, pasta buona, risultato ottimo e garantito. Vi è piaciuta? Condividetela, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate mi piace sulla pagina e alla prossima. Un abbraccio dalla Calabria, da Gianluca e da sfizzidicalabria.com.